Buonasera a tutti gli spettatori e le spettatrici di TVL e ben ritrovati con questo appuntamento con l'informazione. Iniziamo parlando di lavoro, perché purtroppo doveva essere una prima occasione di confronto tra azienda, istituzioni e sindacati per parlare delle sorti dell'Alival di Ponte Buggianese, ma così non è stato. All'incontro previsto per oggi in regione, infatti, i rappresentanti della proprietà non si sono presentati. Un comportamento gravissimo che denota mancanza di rispetto verso le lavoratrici, lavoratori e istituzioni e rappresenta una ferita profonda nella storia recente delle vertenze occupazionali della Toscana. È questo il giudizio duro della regione sull'assenza della proprietà al tavolo. Il gruppo, che fa capo alla multinazionale Lactalis, nel giorno della scorsa Pasquetta aveva annunciato la chiusura degli stabilimenti di Ponte Buggianese, dove lavorano 78 persone, e di Reggio Calabria, con ulteriori esuberi nel sito produttivo in provincia di Grosseto. All'incontro, a fianco della regione, erano invece presenti le RSU, i livelli regionali e provinciali di tutte le organizzazioni sindacali, i sindacati e i sindaci dei due comuni toscani coinvolti. Andiamo a vedere adesso quali sono i principali titoli di oggi. I carabinieri della stazione di Montale hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare nei confronti di tre uomini residenti ad Agliana, ritenuti responsabili di maltrattamenti familiari e violenza sessuale nei confronti della moglie di uno dei tre. I giovani vivono ordinariamente situazioni di discriminazione, lo ha rilevato il questionario distribuito a 180 studenti di Pistoia e Montecatini. I dati sono stati presentati in occasione della conclusione della 15ª edizione di Dai un senso alla vita, rispettala. Inaugurato in via Matteotti ad Agliana l'Emporio Solidale Le 12 Ceste, il servizio sorge nei pressi della parrocchia di San Piero ad Agliana. Ci si avvicina a grandi passi alle elezioni di giugno a Marliana, è uno dei comuni pistoiesi interessati dalle amministrative. Abbiamo raccolto le voci di alcuni residenti per sapere cosa chiedono alla futura amministrazione. Stasera per la Serie A di basket al Paracarrara gara 2 dei play-off tra Giorgio Tesi Group e Cento. Venerdì poi di nuovo sul parquet, ma questa volta al Pala Benedetto di Cento ed eventualmente per gara 5 mercoledì 18 maggio si tornerà al palazzetto in via Fermi. Iniziamo dalla cronaca perché, come avete sentito dai titoli, i carabinieri della stazione di Montale hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare nei confronti di tre cittadini pakistani, tutti residenti ad Agliana, ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di maltrattamenti familiari e violenza sessuale nei confronti di una giovane connazionale giunta in Italia nel settembre del 2021 e sposata con uno dei tre uomini. Dopo un'indagine durata alcuni mesi, a causa di una breve segnalazione della donna al 112, è stata eseguita un'ordinanza di divieto di avvicinamento e del divieto di comunicazione con la persona offesa. Continuiamo a parlare di cronaca, questa volta di terremoto, perché una scossa di magnitudo 3,3 si è verificata stamattina alle 5:51, per la precisione, con epicentro a Mercatale, in provincia di Firenze, ad una profondità stimata di circa 9 chilometri. La scossa è stata avvertita in tutta la dorsale di Firenze fino a parte della provincia di Pistoia. Andiamo a Pistoia, dove si è chiusa l'edizione 2022 di Dai un senso alla vita, rispettala. I giovani vivono ordinariamente situazioni di discriminazione, lo ha rilevato il questionario distribuito a 180 studenti di Pistoia e Montecatini, che per il 40% hanno raccontato di esserne stati vittime. I dati sono stati presentati in occasione della 15ª edizione di Dai un senso alla vita, rispettala. Il progetto, promosso dalla sezione toscana dell'Associazione Nazionale Sociologi e concluso con un convegno nella Sala Maggiore di Palazzo Di Giano, ha mostrato come i luoghi dove i ragazzi e le ragazze hanno percepito di essere stati discriminati sono la scuola, la strada e gli ambienti sportivi. Soprattutto nella scuola per un 74%, quindi questo è un invito quindi proprio agli istituti scolastici a prendere in considerazione questo forte problema della differenziazione sociale e della discriminazione.
Nell'incontro al Comune di Pistoia sono stati quindi premiati i lavori dei concorsi abbinati al progetto e che ha visto i partecipanti misurarsi sul tema di quest'anno, The Wall, i muri fisici e sociali che dividono oggi come nel passato le persone. Devo dire che sono stati dei lavori eseguiti in modo molto coerente al tema che abbiamo scelto, lavori che hanno tirato fuori la vera espressività di questi ragazzi e soprattutto quella che ci ha fatto piacere è anche la giornata qui al convegno, sono stati molto interattivi. Il primo premio per la sezione arti figurative è andato a Serena Galimberti del liceo Petrocchi di Pistoia, che ha rielaborato una fotografia della statunitense Dorothea Lange che raffigura una madre nel periodo della Grande Depressione che stringe a sé i figli. Ho voluto appunto rappresentare il concetto del muro, ma in generale il concetto della discriminazione, soprattutto della povertà vista dal basso e soprattutto anche da un punto di vista femminile. Il concorso dedicato invece ai video ha visto la vittoria di Irene Moretto, sempre del Petrocchi, e che con un'animazione ha letto la caduta del muro di Berlino come segno di speranza. Il muro di Berlino è comunque qualcosa che ci ha lasciato un segno in umanità anche per la mia generazione che non l'ha vissuta fisicamente, ma è qualcosa che ha sempre lasciato un segno. Ora riusciamo a scherzarci anche sopra, riusciamo a parlarci tranquillamente, però è comunque stato un evento molto importante che ha lasciato appunto un segno indelebile nelle generazioni future. Ci spostiamo ad Agliana, dove è nato un progetto per sostenere persone e famiglie in difficoltà. È stato inaugurato in via Matteotti all'Agliana, all'interno dei locali della storica sede della Misericordia, l'Emporio Solidale, le 12 ceste. Il servizio sorge nei pressi del doposcuola e del centro di ascolto della parrocchia di San Piero e ha l'obiettivo di contrastare la povertà e sostenere le famiglie in difficoltà economica. L'Emporio è importante perché dà una risposta concreta sul territorio aglianese alle tante famiglie in difficoltà che hanno bisogno di un aiuto alimentare, ma lo vogliamo fare garantendogli la dignità che queste persone meritano, la consapevolezza degli acquisti che devono fare. E lo vogliamo fare appunto con questa collaborazione tra Misericordia e Parrocchia di San Piero, veramente un modello di sinergia tra le realtà del territorio che ha prodotto questa bellissima iniziativa. Sono stati mesi di lavoro importante di tutti i volontari della Misericordia e della Parrocchia e siamo veramente felici di arrivare oggi alla conclusione di questo percorso. Come mai ci sono queste povertà? Perché per esempio sono cresciute queste povertà? Perché c'è minore rispetto della dignità del mondo del lavoro, perché c'è sfruttamento nel mondo del lavoro, perché per esempio noi i servizi sociali dello Stato e dei comuni non sono adeguati alle vere necessità della gente. Quindi non è soltanto una risposta a bisogni delle prime necessità alimentari, ma anche un modo per intervenire all'interno dei nostri territori, ma anche a livello nazionale, lo fa la Caritas, perché appunto queste povertà vengano meno, perché ci sia più rispetto di ogni persona, perché per esempio le persone che sono state licenziate dopo 50 anni non trovano lavoro e perché appunto non ci sia più sfruttamento anche nel mondo del lavoro. Ma anche un'altra riflessione che mi sembra quanto mai opportuno oggi, e cioè che quando si fa crescere il PIL per le spese militari, si diminuisce per il sociale e per il sanitario, ciò vuol dire che queste scelte contraddicono quello che è un impegno appunto civile a fianco delle persone ultime, perché i soggetti più fragili da queste scelte ancora di più vengono naturalmente calpestati nei loro diritti. E questo credo sia una riflessione che va fatta a livello non solo qui territoriale ma anche nazionale, e la Casa su questo è molto attenta e sorveglia. Quindi ecco, aprire questo spazio, questo emporio solidale, vuol dire anche aprire un po' gli occhi su una realtà che assolutamente non ci convince nel rispetto proprio degli ultimi e delle persone che hanno meno difese. Siamo adesso ai dati del consueto bollettino sul coronavirus. Sono 3.325 i nuovi positivi in Toscana, 9 sono i decessi. I ricoveri in isolamento sono 512, i malati in terapia intensiva 22. Sono stati eseguiti a livello regionale 20.515 test. Il tasso dei positivi è del 16,2%. Per quanto riguarda la provincia di Pistoia, 264 sono i nuovi contagi, 0 i decessi. Relativamente alla situazione dell'ospedale San Jacopo, abbiamo 16 persone in isolamento e 2 persone in terapia intensiva.
Continuiamo a parlare di medici di sanità perché è stata inaugurata la nuova sede dell'Ordine Provinciale dei Medici. È stata inaugurata la nuova sede dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, che si trova al civico 172 del Viale Adua a Pistoia. La cerimonia ha coronato un'intensa giornata di appuntamenti che ha visto la presenza a Pistoia del presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, Filippo Aniello. Una giornata che è iniziata a Villa Cappugi con un convegno sul futuro del sistema sanitario e della professione medica, al quale ha portato il suo saluto anche il vescovo di Pistoia, Fausto Tardelli. I nuovi locali della sede dell'Ordine sul Viale Adua sono stati inaugurati alla presenza delle principali autorità cittadine e benedetti dal sacerdote della locale parrocchia per conto del vescovo. È una ristrutturazione funzionale perché avevamo aumentato il personale e quindi avevamo bisogno di un archivio dove poter archiviare tutte le documentazioni personali dei medici e quindi inizieremo poi come archiviazione un'archiviazione elettronica di tutti questi dati e questo a nostro avviso favorirà l'efficienza di tutte le nostre strutture amministrative per i numerosi compiti pensionistici eccetera che ci aspettano. Come TVL esprimiamo la nostra solidarietà ai colleghi di Noi TV, televisione locale di Lucca, che questa notte ha subito atti vandalici con scritte che hanno imbrattato la sede, le auto e un furgone regia contro vaccini, giornalisti e governo. Un episodio simile a quello accaduto anche qualche giorno fa a TVL e anche ad altre realtà. Atteggiamenti da stigmatizzare perché qualunque sia l'idea personale dovrebbe ovviamente rimanere sui binari di civiltà e di rispetto. Solidarietà giunta tra gli altri anche dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Cambiamo argomento, parliamo di elezioni amministrative perché il 12 giugno in 5 comuni della provincia, come sappiamo, si andrà a scegliere, i cittadini saranno chiamati a scegliere la prossima amministrazione. Tra questi 5 comuni c'è anche Marliana e siamo andati a sentire cosa pensano i cittadini. Ci si avvicina a grandi passi alle elezioni di giugno e Marliana è uno dei comuni pistoiesi interessati dalle amministrative. Abbiamo chiesto ai cittadini cosa chiederebbero e quali migliorie vorrebbero dall'amministrazione che sarà in carica nel prossimo mandato. Ma non è che qui molto c'è bisogno di manutenzione, non credo che ci voglia tanto. Quindi manutenzione delle strade soprattutto, immagino. Manutenzione, pulizie, ma faccio una ripresa lì, lo vede subito. Che ci fosse uno che volesse bene veramente al paese e a tutto il comune, senza interessi. E cos'è che manca soprattutto in questo momento? Cosa manca? L'onestà. Che sistemi un po' le strade, faccia un po' di lavori, che è un po' giù. Le strade specialmente quelle private delle case, sai che si montano. E poi niente, il resto mi sembra che sia tutto regolare. Speriamo che continui così, come ha continuato quell'altro sindaco. Manca un po' di tutto, di turismo, un po' di gente, un po' di vita qui a Marliana. Poi come benestare si sta benissimo perché è un paese dove tu stai benissimo come aria, come ambiente, come tutto, come gente. Un po' tranquillità ce n'è anche troppo, ci vorrebbe un po' più di incentivare un po' il turismo. Certo, sicuramente sì, perché si sta spopolando dai ragazzi, non c'è nulla per i ragazzi, non c'è nulla. Al nuovo sindaco, intanto una rivalutazione un po' del paese e del centro storico, che ci sono alcuni posti, insomma, e luoghi del paese completamente abbandonati e poi una maggior pulizia strutturata, ecco, non una volta ogni tanto e poi guardi queste piante se possono essere rivalutate e risistemate in modo adeguato. La risistemazione dell'ufficio urbanistico, perché come ora fa acqua a tutte le parti. Cosa chiede al comune? Ci sono buone notizie per il bocciodromo di Montecatini perché il comune ha dato il via alla progettazione per la sua ristrutturazione.
Con l'approvazione del bilancio di previsione del comune di Montecatini Terme si sblocca anche la situazione legata al bocciodromo, da alcuni anni in stato di abbandono. Un intervento di ristrutturazione che prevede il finanziamento con 630.000 euro di fondi statali e 350.000 euro di fondi comunali. Il prossimo passaggio, promettono dalla giunta comunale in tempi rapidi, è l'affidamento della progettazione esecutiva, probabilmente già entro fine maggio, e che dovrà essere definita entro la fine dell'estate. Fatto questo, si andrà avanti con le procedure per appaltare i lavori. Il bocciodromo è già circa 4 anni che è chiuso, però si comincia a intravedere la soluzione del problema. Approvato il bilancio del comune, stiamo attivando la variazione di bilancio che era necessaria per portare a disponibilità i fondi che la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia ci ha messo a disposizione per la progettazione esecutiva, che coprirà il 70% dell'intero costo fino a un massimo di 31.145.000 euro. C'è da pensare che alla fine del 2022 si arrivi col progetto pronto e nel corso della prima parte del 2023 si possono appaltare i lavori. Che lavori saranno, se si possono anticipare? I lavori sono un po' di ristrutturazione interna, un po' di sistemazione della copertura, un po' di ridefinizione degli spazi interni per renderli più confortevoli e più confacenti a quelle che sono le esigenze di un impianto sportivo vero e proprio. A tal fine abbiamo già fatto vedere quella che era la progettazione preliminare anche ai tecnici della Federboccia nazionale, di modo che una volta che poi andiamo anche a progettazione esecutiva le cose vadano in parallelo e non ci siano poi sorprese da un punto di vista sportivo per l'utilizzo della struttura nel prossimo futuro, anche perché c'è un interesse di Federbocce a far del bocciodromo di Montecatini uno dei centri d'eccellenza del centro Italia e in particolare della Toscana, per cui è importante che si vada parallelamente avanti lungo questa strada. Visita ufficiale questa mattina del nuovo prefetto di Pistoia, Licia Donatella Messina, al comando provinciale dei Carabinieri di Pistoia. Nella caserma di Viale Italia il prefetto è stato ricevuto da tutti gli ufficiali, da una rappresentanza di militari della provincia e dal comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Stanislao Nacca, il quale ha espresso un particolare ringraziamento al prefetto Messina per il suo sostegno e la vicinanza. Dopo ben 35 anni di carriera, domani 11 maggio, il luogotenente carica speciale Filippo Drago saluterà la stazione dei Carabinieri di Cireglio, di cui è stato comandante per oltre 30 anni. Entrato a far parte dell'Arma dei Carabinieri nel 1987, nel 1991 ha preso servizio presso la stazione dei Carabinieri di Cireglio, assumendone il comando l'anno successivo. Durante tale lunghissimo periodo, il comandante Drago si è distinto per la costante vicinanza e disponibilità nei confronti della popolazione e per importanti operazioni di servizio, ottenendo vari riconoscimenti e ricompense, tra cui la medaglia mauriziana al merito di 10 lustri di carriera militare. Da domani il luogotenente carica speciale Filippo Drago cesserà il servizio attivo per raggiunti i limiti di età. Andiamo adesso alla sede della CGIL di Pistoia, dove è stato inaugurato l'archivio storico della Fondazione Valore Lavoro. Taglio del nastro per l'archivio della Fondazione Valore Lavoro di Pistoia. Nata nel 2011, la Fondazione è stata istituita per conservare i documenti della Camera del Lavoro. Una mole di atti, manifesti, fotografie che raccontano le vicende del lavoro, del movimento sindacale, delle lotte politiche in provincia. Finalmente possiamo rendere disponibile appieno al pubblico l'archivio. L'archivio, ricordo che fin dal 2010 è stato notificato alla Superintendenza Archivistica e è stato anche dichiarato dal Ministero della Cultura di notevole interesse storico e quindi sottoposto a tutela. Fino ad oggi ha conservato i locali che non erano accessibili al pubblico. Adesso lo inauguriamo in questi nuovi locali che sono accessibili al pubblico, anche ai disabili, dotati di una postazione di consultazione, di un lettore per i ipovedenti, di strumentazione informatica come uno scanner e quant'altro, per cui sarà molto più pratico per chiunque, cittadini, ricercatori, studenti, docenti e quant'altro vorranno venire a consultare queste carte, accedervi e lavorarci. L'inaugurazione della nuova sede ospitata nei locali della CGIL in via Puccini è stata
stata accompagnata da un convegno durante il quale è stato presentato l'ultimo numero di Storia Locale, rivista tra le cui pagine sono raccontati i 130 anni del primo maggio a Pistoia. Il primo maggio è quel tipo di giornata che tutti gli anni, una volta all'anno, ci rimette in scena i temi del lavoro, ci fa vedere quali sono le emergenze, le criticità, le priorità per il mondo del lavoro, per il territorio, e quindi ci consente anche di seguire cosa sta succedendo puntualmente. Euroflora 2022, esposizione internazionale del fiore e della pianta ornamentale, ha premiato il mercato dei fiori di Pescia per l'esposizione meglio conservata e meglio mantenuta alla fine della manifestazione. Si tratta di uno dei premi più prestigiosi dell'intera manifestazione, giunta alla 12ª edizione. Andiamo in Val di Nievole, anzi rimaniamo in Val di Nievole, dove ci sono ancora problemi per quanto riguarda i cartelli e i divieti di transito sia sugli argini che su alcune strade. Massimo Pannocchi. Nonostante i nostri servizi che annunciavano la riapertura al traffico alle due ruote, moto e bici, di alcune strade provinciali erroneamente interdette dalla provincia di Pistoia e la rimozione delle catene e dei cartelli di divieto dalle rampe di accesso agli argini di fossi e torrenti, ancora cartelli e catene sono tranquilli al loro posto. Ma allora, questi divieti e queste catene erano legittime oppure no? La risposta è sì, ma in parte. Intanto, per passare dalle parole ai fatti ci vuole tempo, almeno un mese e mezzo, ci hanno detto dall'ente di Piazza San Leone a Pistoia. La notizia di questa mattina è che nei prossimi giorni è in programma un incontro fra Genio Civile, Consorzio Basso Valdarno e Provincia di Pistoia insieme alla FIAB per autorizzare e formalizzare lo schema dei nuovi cartelli lungo gli argini. Come noto, saranno tolte le catene e rimossi gli attuali cartelli e i nuovi indicheranno le zone di pericolo in caso di forti piogge. I cartelli e le catene lungo gli argini, lo ricordiamo, furono collocati per impedire l'accesso a mezzi motorizzati come moto auto, ma di fatto inibivano l'accesso anche alle biciclette e agli stessi pedoni. I divieti lungo alcune provinciali, come in un tratto della SP22 del Porrione tra Monsummano e Piavagnevole, ponevano il limite di velocità a 30 km orari e la strada vietata a bici e moto a causa del fondo stradale dissestato. L'unica conferma che siamo riusciti ad avere è che un tratto di via del Porrione sarà formalmente riaperta, il che vuol dire che in quel tratto, ancora non sappiamo quale, i cartelli di divieto e il limite di 30 saranno rimossi. Dunque tutto procede, basta non avere fretta. Al Teatro Bolognini di Pistoia è andato in scena lo spettacolo Non ti conosco più, per un'iniziativa benefica promossa dai Lions. Ancora, ma insomma si può sapere chi è lei, che cosa vuole? Al Teatro Bolognini di Pistoia è andato in scena lo spettacolo Non ti conosco più, con incasso devoluto interamente al progetto per l'acquisto di ausili per i corsi di nuoto per ragazzi con gravi disabilità motorie alla piscina Boario. Un'iniziativa dei Lions Pistoia e For Civitas, con il patrimonio del comune di Pistoia e la commedia presentata dalla libera compagnia teatrale Samp, un gruppo di dilettanti capitanati dall'attrice e regista Eva Grimaldi. Questo spettacolo è nato su un'esigenza della Piscina Boario, perché la Piscina Boario ha appunto questi corsi per ragazzi handicappati e ultimamente il sollevatore che serviva proprio per agevolare i ragazzi nell'entrata in acqua era rotto, era sciupato e comunque è ormai vetusto. Tutto il ricavato sarà devoluto e forse non basterà nemmeno, però diciamo il Lions Pistoia, il For Civitas Pistoia utilizzeranno parte anche dei loro fondi per l'acquisto di questo sollevatore. Come avete scelto di rappresentare quest'opera? È una commedia degli anni 30, i telefoni bianchi, è una commedia leggera, la commedia degli equivoci, una commedia di Aldo De Benedetti che ha avuto diverse rappresentazioni anche cinematografiche, è leggera e garbata. Il teatro amatoriale è una realtà molto presente in Italia, ci sono più di 8.000 compagnie italiane che fanno diciamo anche concorrenza alla professione, ai professionisti. È una cosa pesante perché c'è chi lavora, chi ha impegni, ma che dedica la propria passione. In seguito poi dell'acquisto di questo sollevatore dedicheremo una giornata per l'inaugurazione insieme al comune, dopo aver fatto un'installazione alle piscine Boario. Faremo con dei ragazzi disabili, verranno messi in acqua e faremo una giornata per far passare una giornata in allegria
a questi ragazzi. La gente vuole la pace e sa che le armi non la portano mai. Questo è il messaggio di Papa Francesco nell'Angelus di domenica. Alla Vergine Santa presento in particolare le sofferenze e le lacrime del popolo ucraino. Di fronte alla pazzia della guerra, continuiamo per favore a pregare ogni giorno il rosario per la pace e preghiamo per i responsabili delle nazioni, perché non perdano il fiuto della gente che vuole la pace e sa bene che le armi non la portano mai. Nella recita dell'Angelus, affacciato su Piazza San Pietro, Papa Francesco ha lanciato l'ennesimo appello per la pace, rivolgendo il suo pensiero ai popoli che soffrono per le conseguenze della guerra e in particolare per quello ucraino, ribadendo la sua contrarietà all'invio di armi. Il pontefice ha ricordato questo proprio nel giorno in cui tanti fedeli si stringono intorno alla venerata immagine di Maria nel santuario di Pompei. Proprio in quest'ora tanti fedeli si stringono intorno alla venerata immagine di Maria del santuario di Pompei, spiritualmente inginocchiato davanti alla Vergine, le affido l'ardente desiderio di pace di tante popolazioni che in varie parti del mondo soffrono l'insensata sciagura della guerra. A conclusione dei saluti, Francesco ha quindi voluto ricordare ai fedeli presenti che in questa domenica si celebrava anche la festa della mamma. Un applauso alle mamme. Anche quelle mamme che non sono più con noi qua giù, ma vivono nei nostri cuori. Per tutte le mamme è la nostra preghiera, il nostro affetto, il nostro augurio. Per quanto ci riguarda è tutto, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata.